Fatto questo, adesso, come prima cosa, la presentazione classica che i poeti fanno di se stessi in forma di ottava, la presentazione al pubblico. E poi si continua a scavare nella memoria che viene un po' questa sera da tutta la Toscana. I nomi però ve li dico io intanto: Marco Betti dal Valdarno, Irene Marconi dalla lontana Maremma e dall'ancor più lontana Pisa, Emilio, il nostro grande poeta che insieme agli altri ci onorano spesso della presenza qua. Marco. Saluto la proloco cieticata, che sovente mi invita a queste vene tu, e lo spiganti che ogni anno s'adatta a fare tutto con gran senti, ime tu, e se la mente mia un saraddi istratta. E sarò fiero nel mio poeta, a me, tu. Cercherò di improvvisar dei dolci frutti, coi quali amici io v'abbraccio tutti. Li vedo qui davanti, i volti asciutti, alcun li riconosco, care genti, ed è per questo che saluto tutti, davver di cuore a tutti voi presenti. Io della rima porterò i miei frutti e agli organizzator fai complimenti. A tutti dunque vi stringo la mano, voi abitanti della Valsolano. Mi conoscete, io vengo dal Pisano. Volentieri ammiro il panorama e vi saluto tutti con la mano, che vi conosco un po' tutti di fama. Il canto è ver mi chiama piano piano, e io ammiro questo panorama. La prima volta qui saltai la fossa, così cantando mi son fatto l'ossa. Ecco, fatto il saluto, ritorniamo al nostro tema iniziale, che è quello di ricordare almeno per un po' come i poeti hanno raccontato le vicende. Prima ho fatto il nome di Licio Nencetti e Marco dal Valdarno ha portato un'ottava importante, sì, una canzone importante di un poeta altrettanto, cioè importantissimo, che era Libero Pietti. E per dirvi un'idea di chi era questo poeta, era spesso ha incrociato i guanti con il giovanissimo Roberto Benigni ed erano veramente una coppia importante. Ma il Libero ha vissuto l'esperienza della guerra e anche lui ha sentito la necessità di raccontarla, come nella storia che adesso vi canterà Marco.
Paolo, voleva cantare da quello, è possibile dargli? Volevo avere domani liberi, comunque, vabbè. Ci arrangeremo, dicevo. Non ho le qualità canore di Paolo, neanche la voce squillante di Emilio, però mi piaceva cantare questa canzone, appunto l'ha scritto Libero Vietti sulla storia di Licio Nencetti, che tutti conoscerete. È una contraffaccia su un tema famoso della lotta partigiana, che a sua volta è un'altra contraffaccia, cioè parole cambiate su una musica esistente di una canzonetta degli anni 20, che probabilmente qualcuno un po' più anziano se la ricorderà. Io ci ho pensato tutto il giorno e non mi è venuto in mente il titolo di questa canzone. Comunque adesso ve la canto e magari qualcuno, se poi me lo dite, mi fate un piacere. Ecco. Un triste giorno che io dovrò partire, col pianto agli occhi andrò da mamma mia, dicendo: mamma, non devi aver timore, vedrai che un giorno vicino a te sarò. Però ti prego, mamma, una cosa sola, di sorvegliare ancor quella figliola. Tu lo sai bene che lei è il mio primo amore, oh che dolore doverla abbandonare. Se ritornassi sarà una gran fortuna, e riabbracciarla per una volta ancora, oh quanta gioia nel cuore si incatena, farò di tutto poterla riabbracciar. Oh mamma, mamma, dorme tanto lontano, ma col pensiero ti è sempre vicino. Se non tornasse, non odiare la gente, tuo figlio è morto, ma era innocente. Lassù nel bosco, terra dei banditi, per molto tempo tu ci dovrai restare, gli disse: oh mamma, non posso rinunciare, contro i fascisti io li combatterò. Passano i mesi e il bravo partigiano, pien di coraggio, combatte l'invasore, ed il fascista, vigliacco traditore, un'imboscata per ucciderlo tramò. Prima di uccidere lo volean sapere dei suoi compagni l'agire di ogni mossa, ma fu il suo grido alla bandiera rossa e brutalmente il fascista gli sparò. Oh mamma, mamma, dorme tanto lontano, ma col pensiero ti è sempre vicino. Se non tornasse, non odiare la gente, tuo figlio è morto, morto innocente. Guerra finita, la madre innanzi aspetta per riabbracciare il suo caro figliolo, ma viene un giorno un compagno di staffetta, le dice: il figlio tuo l'è morto lassù. E tu coraggio e forza, genitore, tuo figlio è morto, non ha perso l'onore, fu calunniato da un vile traditore, e il mondo un giorno vendetta a lui farà. Oh mamma, mamma, dorme tanto lontano, ma col pensiero ti è sempre vicino. Se non tornasse, non odiare la gente, tuo figlio è morto, ma era innocente. E adesso Irene Marconi, che ci presenterà delle cose che invece, sempre legate alla guerra, vengono dalla Maremma. Allora, dunque, non soltanto Cetica è stata purtroppo teatro di una strage o di eventi legati appunto al passaggio del fronte. Anche in Maremma, a Nicioleta, un paese vicino
vicino Massa Marittima, dove io abito, è stato teatro di una strage accaduta appunto nel 1944, dove circa 83 persone, 83 uomini furono diciamo imprigionati e poi successivamente uccisi nel vicino paese di Castelnuovo Val di Cecina. Ora io vi leggo delle ottave che sono state scritte da Fortunato Milani. Fortunato Milani era un fornaciaio, cioè un uomo che lavorava nelle fornaci. Lui era nato nel 1888 e la sua famiglia, diciamo, non aveva una inclinazione o una caratterizzazione politica, cioè non erano sostanzialmente né socialisti né si dichiaravano di alcun partito, tuttavia furono come famiglia sempre antifascisti. Fortunato Milani compose, perché era un poeta estemporaneo fin da bambino, tanto che ci sono alcuni aneddoti legati proprio alla sua infanzia in cui lui si narra rispondesse in ottava rima al maestro che a scuola lo riprendeva per un comportamento sbagliato, e quindi nel 1924 compose il suo primo poeta in 57 ottave legato ad un delitto che era accaduto nel suo paese, cioè al Sasso Pisano. Nel 25 seguirà poi il secondo poema legato appunto al processo che si era svolto in seguito appunto a questo delitto. Poi le sue composizioni poetiche, che tra l'altro lui aveva anche fatto stampare, si interruppero o furono in qualche modo diciamo frenate, perché durante l'avvento del fascismo lui si dovette, per motivi chiaramente di convenienza, trattenere dall'esprimere fortemente e dichiaratamente le proprie opinioni. Opinioni che poi nel 1946 esprime in tutta la loro forza in un altro poema composto da 108 ottave che intitola Vita e morte del fascismo. All'interno di questo poema, che ovviamente è molto lungo e quindi non si può recitare, ci sono alcune ottave che vi leggo legate proprio al fatto della strage dei cosiddetti martiri della Niccioleta, e ve ne leggo tre. Un poco indietro torno dal presente, che al dovere mi guida il mio pianeta, e riportarmi sento nella mente il triste fatto della Niccioleta. 83 persone, prestamente, in adunanza posso dir segreta, furono messi in lista e poi chiamati per dargli della lista i risultati. Chi avrebbe detto a questi disgraziati, chiamati per lavoro e via partiti, a Castelnuovo saremo portati, dove che i giorni nostri avrem finiti? Eccoli a Castelnuovo, già arrivati, di Tascapani e d'altro premuniti, che in Germania credevano di andare, come fu detto loro, a lavorare. A Castelnuovo li fanno fermare, e seco se li porta il malfattore, e in breve tempo li viene a portare nell'indicato posto, ove si muore. E quivi li fa tutti mitragliare, senza pietà, senza rimorso in cuore. Così, barbaramente, sono uccisi e dalle sue persone, ahimè, divisi. Queste sono le ottave di Fortunato Milani. Ora, qualche anno fa ho avuto la fortuna di conoscere un testimone oculare di questa vicenda, una persona che abitava a Niccioleta e che all'epoca dell'eccidio era un ragazzino. Mi ha raccontato con il suo, diciamo, ricordo e anche con la commozione, il trasporto ovviamente dell'aver vissuto personalmente questa vicenda, mi ha raccontato questo fatto che io ho a mia volta narrato con alcune ottave e con una ballata che vi canto.
E chi poteva dunque immaginare quello che accadde in quella giornata, quando i tedeschi andarono a bussare di casa in casa per una retata. Il loro compito era di arrestare gli uomini, forse per una spiata, e portati in un vicino canalone, condannarli all'atroce esecuzione. Dopo dei giorni alcune persone trovarono i parenti fucilati, e fu assai grande la disperazione riconoscendo i corpi abbandonati, perché al momento dell'esecuzione i padri e i figli si erano abbracciati, e quell'abbraccio resterà più forte dell'odio, della guerra e della morte. Ce l'abbiamo fatta. Gira la strada su per la collina, e tra le curve senti il buon odore. Risplende il sole di prima mattina, è primavera e la ginestra in fiore. E mentre ti avvicini a quel paese, vedi le case nuove, c'è la gente. È un posto semplice, senza pretese. E qui da anni non è cambiato niente. Il tempo sai che spenge ogni dolore, però del pianto senti ancora l'eco, e di quell'odio così scuro e cieco il vento non cancellerà il rumore. Lo sguardo di chi l'ha vissuto, in fondo agli occhi puoi vedere il pianto, e quella lacrima resta soltanto il triste solo ultimo saluto. Una mattina sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Ciao.